Stessa data, il martedì sera, stesso luogo, piazzetta Toschi Mosca, ma sempre più attori coinvolti nel San Pietrino Summer Festival 4.0 che comincia martedì 14 giugno con una settima edizione che si conferma appuntamento sempre più apprezzato dell'estate pesarese all'ombra dei musei civici. Musica, convivialità, il craft market artigianale e quest'anno anche tematiche attraversate trasversalmente dalla lettura al benessere olistico. San Pietrino 4.0, quest'anno si è creata un'associazione culturale che si chiama Massa Sivà con le mie amiche di Silent Book, che sono le ragazze che ospitiamo tutti i giovedì qui alla casetta Vaccai a leggere libri e a fare delle degustazioni. E quest'anno abbiamo coinvolto anche una parte un pochino più olistica che ci piaceva, così, perché il nostro tema è l'ecosostenibilità. Abbiamo coinvolto l'erboristeria Il Cerchio, che ha aperto da poco tempo, ha fatto un cambio di gestione e lui ci ha fatto un pochino da rete con un'associazione che si chiama MAT, che faremo yoga all'interno dei musei civici, nella giornata mondiale dello yoga, e parleremo di cibo consapevole. Abbiamo organizzato questi quattro incontri sul tema ecosostenibilità, ma soprattutto benessere, per sensibilizzare le persone appunto ad ascoltarsi e a cercare la salute, diciamo, da varie forme, non solamente da quella curativa in erboristeria, ma anche quella appunto dello spirito, dell'anima e anche nel rispetto dell'ambiente. Collaborerò col centro MAT per benessere olistico, yoga e floriterapia, per poi passare anche all'osteopatia in un progetto che riguarda anche l'agricoltura bioenergetica, e poi Giulia Della Costanza, nutrizionista, che insieme a una pedagogista e una psicologa parleremo anche appunto di genitorialità consapevole. Quest'anno, diciamo, abbiamo deciso di aggiungere anche l'aspetto culturale, quindi il Silent Book si sposta dagli incontri del giovedì al martedì. Ringraziamo i musei civici che ospiteranno le presentazioni dei libri e le letture all'interno del loro cortile. Useremo le finestre del palazzo per far esporre giovani artisti, sia fotografi che pittori, per rappresentare Pesaro con un occhio diverso, e quindi, ecco, appunto, ci apriremo ancora di più alla città per rendere questa piazza sempre di più un salotto, il salotto culturale della città per tutti. Abbiamo trovato corretto, diciamo, partecipare, perché abbiamo vissuto 2 anni come associazione un po' complicati, perché ci è mancato il contatto diretto con la gente. Quindi Avis sarà presente a tutti gli incontri. Scopo di Avis è aumentare soprattutto il numero di donatori. Le donazioni che abbiamo sono tante, ringraziamo i nostri donatori attuali, ma c'è sempre più bisogno di sangue, quindi possiamo solo chiedere che le persone superino le loro difficoltà e le loro remore e diventino donatori.